L'Active Network alla ricerca del tris di risultati utili consecutivi, il Mantova per smuovere questo zero di punti fatti in trasferta. Buon pomeriggio da parte di Valentino Cesarini, decima giornata del campionato di Serie A di futsal. Dal Pala Olgiata si gioca qua per l'indisponibilità del Pala Sport di Orte, le riprese di Roberto Attenni e Valentina Pugliese, la regia di Pierpaolo Pugliese. Decima giornata di fronte Active Network e Savia Testa Mantova, partita importantissima, punti in palio pesantissimi per entrambe le compagini che nel turno infrasettimanale hanno ottenuto risultati diversi. Il Savia Testa Mantova proprio su questo campo, dopo essere andati in vantaggio per 3-0, è stata raggiunta e superata per 10-5 dall'Olympus Roma, la capolista del campionato, mentre nello Sky Match di mercoledì sera l'Active Network ha riportato da Cosenza un punto importantissimo per la lotta salvezza. Il gol dei viterbesi ad opera di Riccardo Berti al quarto centro stagionale. L'Active Network in casa, aurolino di tre vittorie, Sala Consilina, Came Treviso e Olimpia Verona, una sola sconfitta, il 3-2 contro la Sandre Abate, mentre il Mantova, lontano dal proprio palazzetto, su 5 gare ha collezionato altrettante sconfitte, 7-5 a Ciampino, 3-2 sul campo della Sandre Abate, 9-1 pesante il risultato contro l'Eco City Genzano, 5-3 sul campo del Pirossigeno Cosenza e appunto il 10-5 di martedì contro l'Olympus Roma. Il Mantova ha 4 punti in classifica, penultima posizione, l'Active Network ne ha 11, a 7 punti in più dei biancorossi, ma attenzione perché il Mantova, nonostante la classifica di precarietà, ha il secondo miglior attacco del campionato e ha il capocannoniere Misael con 12 centri, seguita 9 da Cabeza. Sarà una partita tutta da vivere ovviamente qui dal Pala Olgiata, non c'è il pubblico delle grandi occasioni, ma ovviamente c'è un buon numero che ha raggiunto Roma il Pala Olgiata in questa decima giornata, come detto partita importantissima per entrambe le formazioni. L'Active Network vuole ampliare i suoi punti in classifica, il Mantova invece vuole ottenere questi punti per rialzarsi e cercare una missione difficile, quella della salvezza attraverso i play-out, addirittura una salvezza diretta. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, prima del match verrà letto un comunicato dai due giocatori, uno per squadra, da Giuseppe Curri e da Alessandro Fior, perché ieri il 25 novembre era la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Poi lo sentiremo dalla lettura proprio dei due giocatori. C'è il numero verde gratuito, il 1522, attivo 24 ore su 24 per le richieste d'aiuto. Basta violenza sulle donne, non vogliamo più altri casi come quello della povera Giulia Cecchettin. Andiamo a leggere intanto le due distinte, cominciando ovviamente dagli ospiti, il Savia Testa Mantova allenati da Giuseppe Milella, numero 1 Alessandro Fior, numero 8 Donadoni, numero 10 Misael, numero 11 Mattia Mascherona, numero 12 Alessandro Fontaniello, numero 15 Salas, numero 17 Tiago Lemos, numero 18 Galan, numero 19 Samuel Silveri, numero 21 Martin Nins, numero 22 Enrico Donin, assente nel Mantova l'Eleco. Intanto le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Risponde l'Active Network con il numero 20 Tiago Perez, numero 5 Capitan Davi, numero 7 Andrea Romano, 8 Giorgio Lepadatu, 10 Giuseppe Curri, 11 Riccardo Berti, 12 Marco Scigliano, 14 Marco Caverzan, 17 Igor, 31 Donato Massafra, 77 Stefano Frigerio e 86 Oitomei, l'allenatore della squadra viterbese, il signor Massimiliano Monsignori. I tre arbitri sono: il primo arbitro, il signor Bartolomeo Burletti della sezione di Palermo, il secondo arbitro Vincenzo Cannistra della sezione di Catanzaro, il crono è il signor Ivo Colangeli della sezione di Aprilia. Active Network nel completo tradizionale, calzoncini e maglia arancio-nero, calzettoni neri ad eccezione
dei portieri in completo arancione, Mantova nel completo tradizionale di trasferto ovviamente celeste con striscia rosso-bianca, i tre portieri come li potete vedere, completo bianco con striscia rossa. Tanto ecco i saluti delle squadre con le rispettive panchine, c'è anche il cenno d'intesa fra i tre arbitri per questa partita che si preannuncia come detto importantissima. Il capocannoniere dell'Active Network è Giuseppe Curri con Giacomo La Medica che è assente al pari di Poletto, in tribuna va anche il terzo portiere Filippo Braconcini. Come detto l'Active Network, il capocannoniere vede la coppia Curri La Medica con 5 reti seguita 4 dal duo Bert Igor, 2 reti a testa per Oitomeia, Davie Lepadat, un gol per Poletto e Scigliano. Nell'Active Network l'assist man è Marco Scigliano con 8 reti. C'è un solo precedente fra le due squadre che è quello del 5 novembre 2022 al Palacus fra Active Network e Mantova, finì 4-2 per i viterbesi, le reti che portarono la firma di Davì, Poletto, Ganzetti e Romano. Ci sono tre diffidati, uno in casa Active Network, si tratta di Giuseppe Curri, due in casa Mantova, si tratta di Cabeza e Tiago Lemos. Intanto, prima di iniziare, come detto all'inizio telecronaca, ci sarà la lettura del comunicato per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, lo leggeranno Giuseppe Curri per l'Active Network e Fiore, il portiere per il Savia Testa Mantova. Eccolo qua, e allora anche noi ci mettiamo in silenzio per ascoltare il comunicato dei due giocatori. Questa giornata internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, ci ritroviamo sui campi, non solo per giocare, ma per combattere un avversario che non trova posto in questo sport, la violenza di genere. Oggi i fischi dell'arbitro non segneranno soltanto dall'inizio alla fine della partita, ma saranno il simbolo di un impegno che va oltre i 90 minuti di gara per sconfiggere la violenza e lo stoppio. Ogni tiro in porta rappresenterà la spinta a fare gol per vincere la partita più importante, quella della difesa dei diritti di tutte le donne. Ogni azione di gioco sarà un impegno sociale nel rispetto delle regole contro ogni forma di abuso. La missione del corpo del campo è la stabilizzazione delle giovani generazioni che devono respingere ogni forma di pregiudizio, e bisognerà scendere in campo per giocare e condire il cuore agli uni alle regole del gioco che comprendono la vita. La Lega Nazionale dei Tanti sostiene il servizio pubblico gratuito dall'1522 attivo 24/24 e accoglie cooperative specializzate e richieste di aiuto a sostegno delle donne vittime di violenza e storie. Ogni passo che facciamo qui è un passo verso il futuro, un tiro sulla donna dove la criminalizzazione della paura. Allora abbiamo sentito il comunicato letto dai due rappresentanti delle due squadre, è tutto pronto per questa 10ª giornata del campionato di Serie A. Il primo pallone del match sarà toccato dall'Active Network che attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Andiamo a leggere i quintetti delle due compagini, cominciando ovviamente dall'Active Network: Tiago Perez e Frepali, Caverzane, Oitomeia, Lepadatu e Igor. Il Savia Testa Mantova risponde con Fior, Misael, Cabeza. Adesso andremo a vedere anche gli altri due giocatori del Mantova che formano il quintetto titolare. Inizia ora la partita fra le due squadre, il primo pallone toccato dall'Active Network con Lepadatu Igor. Lepadatu Igor prova la conclusione deviata, cioè la prima conclusione deviata sarà calcio d'angolo e forse no, ha cambiato decisione il signor Vincenzo Cannistra di Catanzaro. Il tocco non è stato un difensore del Mantova ma di un giocatore dell'Active Network.
L'altro giocatore a comporre il quintetto delle Mantova è Mattia Mascherona con il numero 11. Intanto la conclusione ancora di Igor che termina fuori e c'è Tiago Lemos con la maglia numero 17. Tiago Lemos, classe 97, proviene dalla Fortitudo Pomezia, 7 reti lo scorso anno in questa stagione, ha già realizzato 4 gol, è un italo brasiliano ma formato italiano. Intanto l'uscita di Tiago Perez, rimessa laterale per il Savia Testa Mantova, Misel Cabeza che è il capitano della squadra del Mantova con la maglia numero 10, Misel, che sulla maglia però ha scritto Misa. Eccolo qua Misel che ritrova il preparatore atletico dell'Active Network Carlo Catanzano. Sono stati compagni di squadra, se così si può dire, nella stagione 2020-2021 quando entrambi erano nella compagine dell'acqua e sapone. Rimessa laterale per l'Active Network, sul pallone è pronto Marco Caverzan, se ne sono andati i primi 50 secondi del match, 0-0 ovviamente il punteggio, c'è una posta in palio altissima per entrambe le formazioni. Oitomeia, ancora Caverzan, Lepadatu fa girare il pallone la squadra di Massimiliano Monsignori, Lepadatu guadagna una rimessa laterale, se ne incaricherà della battuta Marco Caverzan, classe 94, la seconda stagione con la maglia viterbese. Qui il tocco di Lepadatu a cercare Igor, c'è una deviazione e sarà il primo calcio d'angolo del match. Ancora Caverzan alla battuta, come detto nemmeno una settimana fa, era martedì, il Savia Testa Mantova ha giocato su questo campo contro l'Olympus Roma, era in vantaggio 3-0 con la tripletta di Cabeza, poi è arrivata la rimonta della capolista, fino a quest'ora, fino a questo momento la squadra più in forma del campionato, l'Olympus Roma. Oitomeia prova l'uno contro Oitomeia, pallone per Igor, Igor è costretto all'indietro per Oitomeia, ancora Igor, siamo sul cerchio centrale di centrocampo, Lepadatu cerca di far girare il pallone ma il Mantova, che è una squadra di tutto rispetto nonostante i 4 punti, nonostante i 5 KO su 5 in trasferta, intanto il pallone in mezzo di Igor per Caverzan non ci arriva perché è stato provvidenziale l'intervento da parte di un giocatore del Mantova a togliere la palla dai piedi di Caverzan che era pronto a buttarla in rete. Calcio d'angolo, Lepadatu sul pallone, all'indietro per Igor, lo stop, il tocco per Oitomeia, Oitomeia prova la conclusione, ancora Caverzan, Lepadatu arriva sul pallone, sì, ci arriva anche Tiago Perez con un salvataggio al limite, lo tiene in campo, applausi per il numero 20 dell'Active Network. Igor, Caverzan, Lepadatu, Oitomeia anticipato da Mascherona, anche lui nome abbreviato sulla maglia, Masche, il numero 11, classe 2000, 2 reti a Verona lo scorso campionato. Caverzan è pressato, rischia un po' qua il numero 14, è bravo, però poi il giocatore dell'Active Network, esce Fior ad allontanare il pallone, Fior che ritrova il posto da titolare dopo che Ninz aveva debuttato da titolare nella gara contro l'Olympus di martedì. Intanto rimessa laterale troppo lungo il pallone, c'è Igor, Cabeza, ancora Cabeza, la conclusione, la deviazione in calcio d'angolo, calcio d'angolo per l'Active Network, chiedo scusa, per il Savia Testa Mantova, la conclusione di Cabeza, pallone che termina fuori,
rimessa dal fondo per i giocatori di mister Massimiliano Monsignori, 16:54 da giocare, sempre 0-0 ovviamente il punteggio, partita dove le due squadre si stanno studiando, non vogliono concedere nulla l'una all'altra squadra. Ovviamente, come detto, la posta in palio è altissima. Oitomeia prova l'uno contro uno all'indietro per Igor, prova il destro Igor dalla distanza, chiude bene Mascherano, rimessa laterale per i giocatori del Savia Testa Mantova. C'è movimento su tutte e due le compagini, troppo lungo il pallone a cercare Cabeza, il numero 88 del Savia Testa Mantova, 52 gol lo scorso anno nel campionato di A2, che ha visto proprio le due squadre affrontarsi. Intanto Igor per le palle a Cabeza, prova l'uno contro uno, pressato dalle Padatu, Cabeza, la conclusione, Tiago Perez con i pugni, rimessa laterale per il Savia Testa Mantova, che fa vedere che in fase offensiva è una squadra di tutto rispetto. Non a caso, come detto in precedenza, è il secondo miglior attacco del campionato con 35 gol fatti, ma ne ha subiti anche tanti, ben 49, mentre l'Active Network 26 gol realizzati e 21 gol subiti, una delle migliori difese di tutto il campionato. Caverzanne, Igor, prova l'uno contro uno, Lepadatu, forse un fallo, sì, arriva il primo fallo del match, una sbracciata di Cabeza ai danni di Igor. Come detto, Cabeza è uno dei tre diffidati del match, insieme a lui ci sono Thiago Lemos e Giuseppe Curri, che in caso di cartellino giallo salterebbero la prossima gara, che vedrà l'Active Network domenica sera impegnata nello Sky Match in trasferta contro la capolista Olympus Roma, mentre sabato alle 16 a Mantova al Palaneu, Mantova contro Napoli di mister Colini. Intanto Tomei, la conclusione, Fior che respinge, rimessa laterale per i giocatori viterbesi, Lepadatu, Caverzan, la conclusione, ancora Caverzan, Lepadatu, prova l'1-1 con Lepadatu, Caverzan, Oitomeia ancora all'indietro per Igor, rischia un po' qua il numero 17, costretto ad andare all'indietro al suo compagno di squadra Perez. Oitomeia pressato da Mascherona, il fallo su Oitomeia, è il secondo fallo per i giocatori del Mantova, 0 ne ha commessi l'Active Network Futsal. Igor, partita però bloccata sullo 0-0, è entrato intanto in campo Marco Scigliano, assist man della squadra viterbese, con ben 8 assist vincenti, un gol per Marco Scigliano contro il Verona. Igor, rischia ancora un po' qua il numero 17, Cabeza, questa sarà una bellissima sfida fra Igor, che è uno dei migliori difensori del campionato, e Cabeza, che è uno dei migliori pivot della Serie A. Sarà una sfida tutta da seguire, quella fra il numero 17 dell'Active Network e il numero 88 del Savia Testa Mantova. Intanto Mascherona, la conclusione rimpallata da Lepadatu, sarà ancora rimessa laterale per il Savia Testa Mantova. Misael, Cabeza, Misael, forse c'è un fallo di Igor, e infatti è così, arriva anche il primo fallo commesso da parte dei giocatori di casa, che oggi, come detto, sono costretti a giocare qui al Palolgiata, dove l'Olympus Roma gioca le sue gare casalinghe, per l'indisponibilità del palazzetto di Orte. Igor, palloni in profondità, cercare Tomeia, Tomeia, la conclusione e la grande risposta di Fior, classe 2001, calcio d'angolo, si è girato in un fazzoletto e Tomeia, ma è altrettanto bravo
è stato Alessandro Fior a dire di no. Calcio d'angolo dal versante sinistro, è pronto Lepadatu. Fuori per Igor, la conclusione rimpallata da parte di Galan con la maglia numero 18. 12 gol lo scorso anno con la maglia della Sampdoria in A2 nel girone A, che ha visto l'Olimpia Verona vincere il campionato. Lepadatu, torniamo in cronaca diretta, Igor Lepadatu, Scigliano fa girare bene palla l'Active Network. Oitomeia prova l'uno contro uno, Tomeia con il suo destro, scivola Tomeia ma gli rimane il pallone, poi probabilmente c'è un tocco con la mano e arriva il secondo fallo anche per i viterbesi. 0-0 il punteggio, 2-2 il conto dei falli. Intanto Misel prova la giocata, anticipato da Davica, ha fatto il suo ingresso in campo Scigliano, ancora Daville, capitano, la bandiera dell'Active Network Futsal. Scigliano, Oitomeia, uno contro uno, ancora Oitomeia, la conclusione con il destro che termina fuori. È partito però bene il numero 86 dell'Active Network Futsal, che contro il Verona ha trovato le prime due reti stagionali. Intanto troppo lungo il pallone per Galan. Salas ha cercato un pallone troppo difficile per Galan e la palla che può essere già rimessa in gioco dell'Active Network con Berti. Scigliano, Curri all'indietro per Berti, ancora Curri, Scigliano, troppo lungo il pallone per il numero 10, rimessa laterale in favore del Savia Testa Mantova. Van der Mendez Salas, classe 1997, di nazionalità paraguayana, è rientrata a Mantova dopo l'esperienza al Cerro Porteño in Sud America. Davi è un giocatore che conosce molto bene la categoria. Salas, Berti, Davi pressato, sbaglia il pallone qui Davi, prova a recuperarlo, attenzione Adonin tiene bene il pallone, Galan sbaglia tutto, aveva fatto tutto bene Donin, un po' meno qui Galan, che di fatto ha regalato una rimessa laterale ai viterbesi. Se ne sono andati 7 minuti e 52 secondi, 0-0 il punteggio, partita bloccata, come detto la posta in palio è altissima per entrambe le compagini. Berti, pallone per Curri, intercettato da Salas, prova l'uno contro uno, questa volta è bravo Scigliano a chiudere la strada e a far ripartire l'azione dell'Active Network Futsal. Curri, Scigliano, attenzione Scigliano si prende un rischio, poi ne esce di gran carriera. Berti, si allunga il pallone qui Riccardo Berti, partita condita da tanti errori sia da una parte che dall'altra, ma ovviamente una partita importante per tutte e due le compagini. Davi fa buona guardia all'indietro per Tiago Perez, Scigliano, ancora Davi, prova ad ora ad aumentare i giri del motore l'Active Network. Curri, ancora Davi, Berti, Curri di prima, sbaglia tutto qui il numero 10 e sbaglia però anche Donadoni, ex Roma, vecchia conoscenza dell'Olimpi, dell'Active Network. Lo scorso anno il numero 8 del Savia Testa Mantova, Donadoni, ha disputato il campionato con la maglia della Roma. Intanto arriva il terzo fallo e arriva anche il primo cartellino giallo del match ai danni di Salas, che non era diffidato. Calcio di punizione, una posizione interessante sul pallone Curri e Davi, probabilmente andrà il capitano dell'Active Network. Fior che va a sistemare la barriera, ne chiede due, chiede due compagni in barriera, gli raccomanda di non muoversi ma di immolarsi in un certo senso in caso di pallonata. Sul pallone c'è Davi,
È pronto il capitano dell'Active Network. La posizione è molto molto interessante. Davi proverà, sicuramente proverà la conclusione e la sblocca Capitan Davi. 1-0 Active Network. Davi porta avanti l'Active Network. Calcio di punizione magistrale, non perfetto questa volta Fior. Pallone che gli passa in mezzo, si arrabbia anche Donadoni con un suo compagno, probabilmente errore nel formare anche la barriera, ma quello che conta è che a 10.52 dall'intervallo l'Active Network è in vantaggio con il gol di Davil, terzo gol stagionale per il capitano dell'Active Network, Romano, ancora Davil. Ora vedremo se ci sarà la reazione del Savia Testa Mantova, che come detto in classifica ha solo 4 punti, ma è una squadra di tutto rispetto in trasferta, 5 KO in altrettante gare, ma a parte il 9-1 di Genzano ha sempre lottato fino alla fine, anche contro l'Impus Roma martedì si è giocata, se l'è giocata fino alla fine. Davi, Berti prova la giocata di prima, è stato bravo questa volta Galan a chiudere e a far ripartire l'azione dei viterbesi, pronti con Capitan Davi dalla rimessa laterale all'indietro per Curri. Tanto Romano recupera il pallone, attenzione a Curri, attenzione se ne può andare l'Active con Romano, 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 3 contro 1, il pallone questa volta è preso da Fior che fa buona guardia e sventa un pericolo per il Savia Testa Mantova. In panchina arrabbiato Giuseppe Milella, Donin prova l'uno contro uno con Riccardo Berti, Salas l'unico ammonito del match. Donin, Donadoni all'indietro per Fior, ma c'è il retropassaggio e quindi calcio di punizione di seconda per l'Active Network. Si spiegano Fior e Donadoni, Fior gli dice sì è vero, te l'avevo data in precedenza, non la potevo riprendere. Calcio di punizione di seconda, la posizione interessante, probabilmente Curri toccherà il pallone per Davi perché non potrà calciare a rete a meno che non ci sia un tocco di un giocatore. C'è anche Berti appostato sul secondo palo, ma probabilmente la conclusione più logica è quello di un tocco all'indietro, probabilmente per Davi o al limite per Riccardo Berti sul secondo palo. Invece Curri lo lascia per Davi, la conclusione respinta da Fiore, un'uscita. A 9.24 da giocare, 1-0 Active Network. Romano che va a recuperare il pallone che è andato oltre i cartelloni luminosi. Romano sul pallone, calcio d'angolo all'indietro, pallone altissimo per Davi, lo addomestica con il petto e poi guadagna una rimessa laterale. Romano, Curri, Berti, uno contro uno Berti, pallone per Curri, si gira all'indietro per Romano, ancora Davi, è pronto a rientrare in campo nell'Active Network. Tanto Curri, calcio d'angolo, doppio cambio nell'Active Network, pronti a rientrare Igor e Oitomeia. Invece Salas è pronto ad entrare nel Mantova, Davi la conclusione che termina alta. Ci ha provato il capitano dell'Active Network che fino a questo momento sta decidendo l'incontro. Donin sbaglia un'altra volta il Savia Testa Mantova. Tanti errori soprattutto in fase difensiva per la squadra in maglia celeste. Igor all'indietro per Thiago Perez. Ancora Igor. Berti, Romano, Berti, pallone per Curri anticipato, Berti, la deviazione sarà calcio d'angolo. Intanto pronto a rientrare Thiago Lemos anche nel Savia Testa Mantova. Calcio d'angolo per
gli ospiti Cabeza, la conclusione deviata, rimessa laterale, pallone che è scomparso, ha bisogno il Crono di dargli l'altro pallone, rimessa laterale già battuta da Donin, ancora Donin, pallone a cercare Cabeza, prova a girarsi Cabeza, la conclusione qui che fa la barba al palo da parte di Mascherona. Non ci sarebbe mai arrivato questa volta Thiago Perez. Si lamenta Thiago Perez, si lamenta anche Oitomeia con il direttore di gara. Gli chiede calma i due arbitri. Caverzan, Romano. Ancora Caverzan. Non ha fretta l'Active Network. Oitomeia, prova l'uno contro uno Oitomeia, Igor, ancora Romano, Caverzan, triangolo che non si chiude, Cabeza riparte per l'Active Network, qui tutto regolare, riparte Igor, prova la conclusione, chiuso da Mascherona, rimessa laterale per il Savia Testa Mantova, Cabeza arrabbiato con il direttore di gara Giuseppe Milella, il mister del Mantova, che gli dice di stare calmo perché Cabeza è diffidato e salterebbe niente meno che la prossima partita. Intanto qui arriva il giallo anche per Igor e calcio di punizione da posizione pericolosa. Il fallo ci sta tutto, il giallo probabilmente è per una serie di falli precedenti non sanzionati, perché qui mi è sembrato un fallo di gioco senza cattiveria, ovviamente quello di Idgor ai danni di Cabeza, sul pallone proprio Cabeza, Thiago Perez che va a formare la barriera, un solo uomo, Oitomeia più Caverzan sul palo e Igor sul palo opposto, vedremo se Cabeza proverà la conclusione oppure no, vediamo un po', va Cabeza, la conclusione rimpallata, deviata in calcio d'angolo a Thiago Perez, attentissimo Thiago Lemos, sbaglia il pallone, riparte Oitomeia, bravissimo questa volta Donin a chiudere il numero 86 dell'Active Network Futsal, che però guadagna una rimessa laterale da posizione interessante, sul pallone è pronto Caverzan, tanto è rientrato anche Misael, classe 95, 39 gol lo scorso anno, Romano, l'ultimo tocco non è di Romano ma è di un giocatore del Savia Testa Mantova, si trattava di Thiago Lemos con la maglia numero 17, Oitomeia spalla la porta, Caverzan e Igor, Romano anticipa tutto Thiago Lemos in scivolata, rimessa laterale ancora una volta per i padroni di casa, Igor, Oitomeia mantiene il pallone in campo, all'indietro per Thiago Perez, lancio lungo a cercare Romano, troppo lungo perché termina nelle mani di Fiore, che ha già rimesso in gioco per Cabeza, chiuso ottimamente da Oitomeia, Igor, Oitomeia, applausi del pubblico di Fede Viterbese all'indirizzo dei propri beniamini, Caverzan, Romano, Igor, 6:47 da giocare prima dell'intervallo, 1-0 Active Network, Mascherona con qualche difficoltà, la marcatura su Oitomeia, ancora Oitomeia contro Mascherona, Romano, la conclusione, vola Alessandro Fior, ma è un Active che in fase offensiva crea tantissimo, la squadra di Massimiliano Monsignori che forse meriterebbe qualcosina in più rispetto all'1-0. Oitomeia all'indietro per Romano, cicca il pallone, l'ultimo tocco è il suo, Caverzan lo tiene in campo,
andando all'indietro su Thiago Perez. Igor prova ad alzare i ritmi nel motore, l'Active Network, il fallo di Mascherona, arriva il giallo anche per lui, e anche in questo caso il giallo ci sta per una serie di falli cumulativi di Mascherona. Lo dicevamo in precedenza, è stata la stessa sanzione ai danni di Igor per due o tre falli diciamo ripetuti. Tanto Misel che va a rialzare sportivamente il numero 86 dell'Active Network, Oitomeia. Lo rivediamo qua, se n'era andato Oitomeia, che ora pronto alla battuta di questo calcio di punizione. Vedremo se proverà la conclusione oppure no. Lascia la battuta di Igor all'indietro per Caverzan. Romano, la conclusione rimpallata, rimessa laterale per i giocatori viterbesi. Ancora Romano sul pallone, è pronto a rientrare Lepadatu. Romano all'indietro per Igor, la conclusione rimpallata da Mascherona, che è uno dei tre ammoniti del match. 4-3 il conto dei falli in favore del Mantova. Igor prova ad andarsene, Igor mantiene il pallone in campo, poi non ci riesce, l'ultimo tocco è il suo e arriva il time out chiamato da Giuseppe Minella quando mancano 5 minuti e 58 secondi all'intervallo. 1-0 per l'Active Network. Futsal Viterbo decide fino a questo momento il gol di Davi dopo 9 minuti e 6 secondi, il terzo gol stagionale per il capitano dell'Active Network, che sta decidendo come detto questo primo tempo. La posta in palio è altissima per tutte e due le compagini. L'Active Network 11 punti in classifica, il Savia Testa Mantova ne ha 4. Partita importante per entrambe le compagini, il Savia Testa Mantova per cercare di recuperare punti preziosi per la zona play-out, l'Active Network per cercare di allontanarsi definitivamente invece dalla zona play-out. Tanto è tutto pronto, si ritorna a giocare dopo il timeout chiamato dal Savia Testa Mantova. Thiago Lemos, Mascherona, pallone a cercare Cabeza, Igor, anticipo perfetto, Caverzan, Lepadatu, ancora Igor, Oitomeia, Caverzan all'indietro per Thiago Perez, Igor, non ha fretta la squadra di Massimiliano Monsignori, Lepadatu, Caverzan, Lepadatu, ancora Caverzan, buon possesso palla di Viterbesi, Igor, il tocco rimpallato da Thiago Lemos, pallone che però termina sui piedi di Thiago Perez, ancora Caverzan, prova ad alzare il ritmo e il pressing, il Savia Testa Mantova lo tiene in campo il pallone, Fior l'ha già rimesso in gioco per Thiago Lemos, pallone per Misael, lo stop, se ci riusciva aveva fatto uno stop incredibile il numero 10 del Savia Testa Mantova, non arriva sul pallone, rimessa laterale per i viterbesi, è pronto Lepadatu, Igor, non ha fretta ovviamente l'Active Network, Lepadatu, ancora Thiago Perez, esce dai pali Caverzan all'indietro per Igor, applaude il pubblico di fede viterbese, qui Mascherona si prende un grande rischio con Oitomeia, Mascherona classe 2000, tanto rilancio che di fatto regala un pallone importante all'Active Network, Lepadatu prova a ripartire l'Active Network, Lepadatu all'indietro per Igor, Lepadatu, Igor, Caverzan, sbaglia tutto qui Marco Caverzan, rimessa laterale in favore del Savia Testa Mantova, Donin, Cabeza prova l'uno contro uno, rimane a terra Cabeza, non c'è fallo secondo il diritto di gara, Oitomeia, pallone in mezzo e forse
arriva, no, non arriva il giallo, sembrava che il direttore di gara, il signor Burletti, estraeva un giallo ai danni di Cabeza, invece no, richiamo solo verbale qui, graziato Cabeza, e arriva il time out dell'active chiamato da mister Massimiliano Monsignori quando mancano 4 minuti e 3 secondi all'intervallo, 1-0 Active Network Futsal, che in questo momento salirebbe a quota 14 punti, 10 in più del Savia Testa Mantova. Come detto, fra le due squadre c'è un solo precedente in terra laziale, quello dello scorso novembre, 5 novembre 2022 al Palacus. Si trattava del campionato di Serie 2, l'Active Network Futsal vinse per 4-2 con le reti di Davì, Poletto, Ganzetti e Romano. E come in quella volta, e come in quella occasione, anche oggi Davì ha messo il timbro sul match. Tanto rimessa laterale per l'Active Network Futsal. Sul pallone è pronto Jorge Lepadatu. Mister Monsignore ha chiamato uno schema con tutta la calma del mondo. Lepadatu va a recuperare questo pallone. Eccolo qua, Lepadatu mette il pallone a terra, partono i 5 secondi da questo momento. Lepadatu all'indietro per Caverzan, ancora Lepadatu, Igor Caverzan, l'ultimo tocco è il suo, ottima la chiusura di Donin e la rimessa per i giocatori ospiti, ancora Donin e il fallo di Lepadatu, è il quarto fallo anche per l'Active Network a 3.45 dall'intervallo, 1-0 il punteggio. Thiago Lemos, mascherona a cercare Thiago Lemos, Lepadatu chiude tutto con la testa. Si ripartirà con una rimessa laterale per i giocatori ospiti che devono recuperare un gol di svantaggio. Donin, Salas, la conclusione rimpallata, può ripartire Oitomei, all'indietro per Caverzan, Davì, Lepadatu, tutto di prima qui l'Active Network, Lepadatu, ancora Davì, Oitomeia, Davì, sbaglia tutto qui Lepadatu, non si intende con Oitomeia, rimessa laterale, chiama lo schema numero 2 Donin, Galan, ancora Donin, Davidi testa anticipa Caverzan, forse un fallo su di lui, non secondo il direttore di gara. Oitomeia, l'ultimo tocco è proprio il suo e questa volta cambia lo schema Donin e chiama lo schema numero 1 Galan, Thiago Lemos, ancora Donin, Salas, attenzione a Salas, Galan, Thiago Lemos, pressato da Berti, Berti è bravo a rubargli il pallone, può ripartire l'offensiva dell'Active Network, Berti, azione personale, ha provato il cost to cost Riccardo Berti, la mira non è stata delle migliori, ma applausi per Riccardo Berti. Qui la conclusione di Donin, rimpallata che termina nelle mani di Thiago Perez che blocca senza problemi, ha già rimesso in gioco verso Davì, Scigliano, Davì, Lepadatu, Davì, ancora Scigliano, di prima cercare Berti, Donin fa buona guardia, è rientrato in campo anche Felipe Donadoni, 9 gol lo scorso anno con la maglia della Roma, Donadoni contro Scigliano, in questa volta vince la contesa Scigliano che lascia sfilare il pallone sul fondo, rimessa laterale per l'Active Network, se ne incarica Riccardo Berti che però deve indietreggiare di qualche centimetro. Lepadatu, Thiago Perez, il rilancio lungo a cercare Scigliano, chiude Galan, attenzione a Salas, siamo entrati negli ultimi 120 secondi della prima frazione, Donin prova e la conclusione, no, era un passaggio in realtà, una via di mezzo fra un passaggio e un tiro per Donadoni, pallone che però
termina fuori senza problemi. Thiago Perez ha già rimesso in gioco Davi Scigliano, ancora Davi. Berti litiga con il pallone e regala rimessa laterale al Savia Testa Mantova. 1:43 da giocare, 1-0 Active Network. Decide il gol di Davi dopo 9 minuti e 6 secondi. Davi, l'ultimo tocco è di Donadoni, questa volta buona guardia del capitano che ora lascia il posto a Giuseppe Curri. Sul pallone pronto Marco Scigliano, Romano, quartetto in campo tutto italiano per l'Active Network Futsal. Curri, Romano, ancora Curri per il pallone, attenzione a Salas, se ne può andare Salas, la conclusione e c'è il pareggio di Salas. Che gol con il sottosuolo, una magia del numero 15 del Savia Testa Mantova che trova il pareggio. Salas a 1:18 dall'intervallo, gol pazzesco di Salas, ha fatto tutto solo il numero 15 del Savia Testa Mantova, ristabilisce la parità a 70 secondi dall'intervallo, doccia gelata qui per l'Active Network Futsal che probabilmente punti meritava qualcosina in più di un solo gol, invece è costretta a subire il gol del pareggio con la magia di Salas. Il pallone è sbagliato questa volta in fase di disimpegno dei giocatori dell'Active Network. Curri con il petto prova da creare una delle ultime azioni della prima frazione. Scigliano, Curri, ancora Scigliano, 38 secondi, probabilmente costruirà un'ultima azione l'Active Network Futsal. Curri, Berti, Romano, perde il pallone Romano, l'ultimo tocco è di Galan. 25 secondi al termine del primo tempo. Scigliano, Curri, Berti non si intende e regala una rimessa laterale al Savia Testa Mantova che quindi avrà l'occasione di un'ultima azione con Donadoni. Pallone per Cabeza, si gira Cabeza, Donadoni, Thiago Perez respinge come può, riparte l'Active Network, Scigliano e probabilmente finisce qua, prova la conclusione, finisce il primo tempo 1-1 fra Active Network Futsal e Savia Testa Mantova. Al vantaggio di Capitan Davi, ha risposto a un minuto dall'intervallo Salas con una magia. Il primo tempo termina 1-1, ci sentiamo fra poco per il secondo tempo.
la maglia della Roma. Intanto arriva il terzo fallo e arriva anche il primo cartellino giallo del match ai danni di Salas. Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne lo leggeranno Giuseppe Castelpo e Braconcini. Come detto, l'Active Network, il capocannoniere, vede la coppia Curri la medica con 5 reti, seguita 4 dal duo Bert Igor, 2 reti a testa per Oitomeia, Davie Lepadato, un gol per Poletto e Scigliano. Nell'Active Network l'assist man è Marco Scigliano con 8 reti. C'è un solo precedente fra le due squadre, che è quello del 5 novembre 2022 al Palacus fra Active Network e Mantova. Finì 4-2 per i viterbesi, le reti che portarono la firma di Davì, Poletto, Ganzetti e Romano. Ci sono tre Bessa e Thiago Lemos. Intanto, prima di iniziare come Lemos, intanto Cabeza e Thiago Lemos. Intanto, prima di iniziare, come detto ad inizio, intanto prima di iniziare, come detto ad inizio, pala olgiata di Roma per vivere insieme il secondo tempo di Active Network Futsal. Savia testa Mantova all'intervallo che si è concluso pochi secondi fa. Le due squadre sono già in campo per l'inizio della ripresa. Il punteggio è di 1-1. Al vantaggio di Davia ha risposto Salas un minuto dall'intervallo. Un pareggio che forse è giusto per i 20 minuti, anche se a livello di occasioni create l'Active Network probabilmente qualcosina in più meritava, però il campo è un giudice supremo, non sbaglia mai e dice che 1-1. Quindi al gol di Davi ha risposto una magia di Salas. Tornati in campo, è iniziata la ripresa. 1-1, decima giornata
fra Active Network e Savia Testa Mantova, la telecronaca di Valentino Cesarini, le riprese di Roberto Attenni e Valentina Pugliese, la regia di Pierpaolo Pugliese. Seguiamo insieme questi ultimi 19 minuti e 35 secondi, tutti da vivere perché la posta in palio è altissima. Il punteggio in questo momento dice 1-1, ma ovviamente è una partita da vivere fino alla fine, perché il futsal è uno sport bellissimo, è uno sport a volte anche illogico, che ci regala ogni fine settimana. E intanto Oitomeia la butta dentro, 53 secondi, Oitomeia fa 2-1 Active. Lo stavo dicendo poco fa, il futsal è uno sport illogico, lo rivediamo qua, la conclusione di Oitomeia. Non me ne voglia Alessandro Fior, ma molta le responsabilità qua. Il numero uno del Savia Testa ce l'ha, non perfetto l'intervento del numero uno, che di fatto la butta dentro lui. Non si tratta di autogol perché Oitomeia aveva calciato in rete, ma quello che conta per l'Active Network è che è di nuovo avanti dopo 53 secondi con la rete di Oitomeia. All'intervallo era arrivata la doccia gelata, era arrivata con il pareggio di Salas, ma 53 secondi della ripresa e Oitomeia, terzo gol stagionale, tutti e tre in casa, ha di nuovo portato avanti l'Active Network. E ora vedremo la risposta e la reazione del Savia Testa Mantova, che è costretta nuovamente a rincorrere l'avversario. Un replay delle partite precedenti per la squadra di Giuseppe Milella. Intanto Leparatu, troppo lungo il pallone per lui. Fior, pallone corto per Thiago Lemos. Cabeza contro Igor, Cabeza prova a girarsi. Che bella lotta questa fra i due brasiliani. Cabeza contro Igor, Cabeza va giù, calcio e arriva il giallo per Cabeza. È un giallo pesantissimo, pesantissimo. Cabeza salterà la prossima sfida, dove il Mantova riceverà in casa niente meno che il Napoli di Fulvio Colini. Sarà un'assenza pesantissima questa per la squadra di Giuseppe Milella. Cabeza qui, secondo me, si è preso il giallo forse anche per le proteste del primo tempo. Nel primo tempo forse era stato graziato il numero 88 e questa volta il direttore di gara Bartolomeo Burletti non ci ha pensato due volte, ha estratto il cartellino giallo che gli farà saltare il big match di sabato prossimo. Giuseppe Milella si è messo le mani nei capelli, probabilmente per la delusione. Intanto rimane a terra Oitomeia, si tocca il ginocchio se non vado errato, rivediamo qua, scivola Oitomeia, si tocca il ginocchio destro, ma si è già prontamente rialzato. Il classe 1986 che sta decidendo l'incontro fino a questo momento. Tanto è costretto ad abbandonare il terreno di gioco Oitomeia, molto zoppicante il numero 86 dell'Active Network. Dentro Riccardo Berti, applausi sportivi per il numero 86. Curri, pallone a cercare proprio Berti, spalla la porta, Berti tiene in campo il pallone, Lepadatu, Curri, Igor, troppo lungo il pallone per Lepadatu, ma il tocco, l'ultimo tocco è di un giocatore del Mantova e la rimessa sarà per i giocatori di casa.
Tanto Tomai ancora dolorante, si è andato a risedersi nella sua panchina. Curri prova la conclusione difficilissima, Fior la tiene in campo e poi non si prende rischi, l'allontana. Ancora Igor, rimpallata da Misel, la conclusione chiede calma. Donin e i suoi compagni. Igor all'indietro per Curri, la conclusione rimpallata ancora da Donin che salva Fior. È un active che ora sta meritando il vantaggio in questi due minuti e mezzo dell'inizio della ripresa. Intanto Leparatu non arriva sul pallone. Thiago Lemos prova a lottare proprio con Leparatu, tiene il pallone in campo Thiago Lemos, Cabeza, fallo su Igor, non secondo l'arbitro. Misael, Berti, riparte il contropiede dell'Active Network, Leparatu per Curri, il tocco sotto, Fior questa volta è provvidenziale. De Ville, pallone in rimessa laterale, Igor, Leparatu, ancora Leparatu all'indietro per Berti, di prima cercare Curri, pallone che rimane lì, poi fa buona guardia Fior. Cagiari lanciato lungo, troppo lungo per Donin che nulla può, e il pallone termina nelle mani di Thiago Perez. Igor, Leparatu pressa molto alto in questo inizio di ripresa il Savia Testa Mantova che deve recuperare il gol di svantaggio. Pallone a cercare Cabeza, Donin, lotta fra Cabeza e Igor, lotta bellissima, una lotta veramente all'ultimo sangue fra Cabeza e Igor, e qui arriva il rosso per Cabeza, arriva il rosso, doppio rosso qui, ovviamente tira anche la fascia da capitano. E ora due minuti in inferiorità numerica, se non che una delle due squadre trovi il gol prima dei due minuti, altrimenti l'Active Network per due minuti fino a 14:39 giocherà con l'uomo in più. Quindi espulso Cabeza per doppio giallo al terzo minuto e 21 secondi, e ora vediamo se l'Active Network saprà sfruttare la superiorità numerica. Berti, pallone in profondità, l'ultimo tocco è proprio di Berti, Fior, è stata una lotta bellissima, anche corretta bisogna dirlo, perché sono stati due falli comunque di gioco, non c'è stata cattiveria da parte di Cabeza. Igor ci ha messo anche un po' di esperienza, ma era una lotta bellissima fra due grandi giocatori. Davi, pallone per Berti, la conclusione, Fior, Misael, e qui arriva l'intervento per gioco pericoloso di Davi, calcio di punizione per il Savia Testa Mantova che ora vuole far scorrere i secondi, ma si prende anche dei rischi, forse vuole guadagnare un fallo, vuole far scorrere i secondi, ma due minuti tenere la palla così è anche un rischio. Intanto arriva un giallo ai danni di un dirigente del Savia Testa Mantova, proteste plateali all'indirizzo del signore Bartolomeo Burletti nella sezione di Palermo. E questo forse è uno schema a questo punto di far scorrere i due minuti in questo tempo, ma ora no, ha capito Milella che è un rischio troppo grande da prendersi perché siamo in una zona pericolosa. Curri, Davi, ancora Curri, resta un minuto da giocare in superiorità numerica. Berti, calcio d'angolo all'indietro per Davi, Scigliano, Davi prova la conclusione, Scigliano lascia sfilare il pallone sul fondo, pallone che termina fuori. Scigliano è pronto a battere rimessa laterale, Monsignori toglie Curri, dentro Caverzan, vuole il gol
la squadra di Massimiliano Monsignori, Scigliano, pallone per Caverzan, Davi inciampa sul pallone, Scigliano, ancora Caverzan, Scigliano, non ci arriva, qui arriva il fallo di Scigliano e arriva anche il time out chiamato da Milella quando hanno praticamente un minuto da giocare in inferiorità numerica, poco meno di un minuto. Espulso Cabeza e ora vedremo se in questi ultimi secondi in superiorità numerica l'Active Network saprà sfruttare il vantaggio. Milella ha chiesto time out probabilmente anche per far rifiatare i suoi giocatori, ma ovviamente il punteggio in questo momento dice Active Network 2 Savia Testa Mantova 1, ma comunque vada in questo finale il Savia Testa Mantova giocherà senza Cabeza che è stato espulso dal direttore di gara. Tutto pronto, si torna a giocare dopo il time out chiamato dal direttore di gara. Calcio di punizione per i giocatori ospiti, probabilmente andrà lungo. Thiago Lemos, tanto c'è bisogno dello spazzolone che ha fatto il suo ingresso in campo. Ora si può tornare a giocare, si può riprendere, 15-21 da giocare, 2-1 Active Network. Qui chiede la distanza ma l'arbitro lascia scorrere e lascia proseguire. Intanto Thiago Lemos prova l'azione personale, la conclusione che però termina fuori. Intanto è diventato capitano Misael e sarà così anche nella prossima gara contro il Napoli. Davi, ultimi secondi in superiorità numerica, Berti, la conclusione, Riccardo Berti, dove l'ha messa Riccardo Berti, è 3-1 Active Network, lo ha voluto Riccardo Berti, assist di Davi, il destro di Riccardo Berti sul palo lontano a 4 minuti e 59 secondi e arriva subito il gol. Sono passati 3 secondi, il gol ce lo siamo persi, probabilmente di Misael, ci siamo persi il gol tutti in un secondo, lo rivediamo, Misael, sono passati 3 secondi, gara pazzesca al Paloggiata, gara pazzesca, Misael fa 3-2, sembrava una da scalare l'Everest, sotto 3-1, Misael 3 secondi ci ha messo per riportare a meno 1 il Savia Testa Mantova, 14-41. Che partita amici di Futsal TV. Romano intanto se ne va, Andrea Romano ancora per Berti, la conclusione, sbaglia questa volta il numero 11 dell'Active Network al suo quinto centro stagionale. Partita che si è accesa in 3 secondi, 2 gol, cose pazzesche. Intanto Davi contro Salas, Davi prova, Davi 1 contro 1, Davi la conclusione, Scigliano, Romano fa 4-2, Andrea Romano, ma qui Marco Scigliano mette il nono assist a referto e il gol, il primo gol di Andrea Romano, non poteva non farlo Andrea Romano, è 4-2, ma è una partita bellissima, bellissima partita, bellissima, 4-2 e ironia della sorte, anche lo scorso campionato a segno andarono Davi e Romano nel 4-2 del Palacus, gli altri due gol portarono la firma di Poletto oggi ai box per infortunio e Andrea Ganzetti che non fa più parte dell'Active Network Futsal,
Andrea Romano ha trovato il primo gol stagionale sul nono assist di Marco Scigliano. Tanto qui forse un fallo, sì, il fallo di Andrea Romano che chiede subito scusa, ma una partita che in un minuto ci sta regalando emozioni a non finire, bellissima. E ora vedremo se Milella fra qualche minuto proverà il power play. Intanto Salas Davi lo chiude, Salas non vuole perdere tempo, vuole affrettare e vuole accelerare il ritmo, prova l'uno contro uno. Intanto è saltata la eccola qua, torniamo in cronaca diretta, risolti subito i problemi tecnici. 13:27 da giocare, 4-2, rilancia lungo Thiago Perez che si è preso qualche rischio di troppo. Fior, Donin, all'indietro per Galan, Donadoni, Salas, ancora Galan, Donin, non si intende e arriva l'ennesimo errore del Savia Testa Mantova in fase di costruzione. E con tutta la calma del mondo Scigliano va a recuperare il pallone per la rimessa laterale. 13 minuti e 2 secondi, il punteggio dice 4-2 Active Network. Tanto Itomeia, pallone per Scigliano, troppo lungo, lo stop del numero 12. E Fiora già rimesso in gioco a cercare Salas, Salas contro Davi, Galan, Donadoni, ancora Donadoni, Donin, chiedo scusa, anzi era Mascherona, Galan, Salas, Mascherona, Salas, ancora Galan contro Davi, gli ruba palla con estrema calma Davi, si libera di Galan, serve Temeia, Oitomeia, uno contro tre, l'ultimo tocco è di Mascherona, rimessa laterale per l'Active Network Futsal. Intanto è rientrato Thiago Lemos, Romano, Davi, Oitomeia, ancora Davi, Scigliano tiene la palla in campo, Scigliano, Davi si prende qualche rischio qui l'Active Network, Oitomeia protegge ottimamente il pallone, il numero 86 guadagna rimessa laterale, doppio cambio pronto nelle file dell'Active Network, Curri e Caverzan, pallone a cercare Romano, troppo lungo, ma facendo ok Andrea Romano al suo compagno di squadra, buona l'idea, un po' meno il passaggio, Salas contro Davi, questa è una lotta Brasile-Paraguay fra il numero 5 e il numero 15, Thiago Lemos, ex Fortitudo Pomezia, Mascherona, Salas, pallone a cercare Mascherona, la conclusione al volo, termina abbondantemente alta però, non crea nessun problema a Thiago Perez, che ha già rimesso in gioco verso Itomeia, Caverzan, Curri, Romano, ancora Curri, Caverzan di prima per Oitomeia, l'ultimo tocco questa volta è proprio di Oitomeia, rimessa laterale in favore degli ospiti, Thiago Lemos, Galan, Salas, Galan, Salas, va troppo lungo il pallone, il passaggio completamente sbagliato da parte di Mascherona, rimessa laterale per l'Active Network. 11 minuti e 14 secondi alla fine del match, 4-2 il punteggio per i padroni di casa. Intanto Romano prova l'azione personale, Curri, Thiago Perez, avanza palla al piede, Oitomeia spalla la porta, all'indietro per Romano, Curri,
Thiago Perez, e qui anche in questo caso, come nella prima frazione da parti invertite, il doppio tocco al portiere nella propria metà campo concede e regala una punizione a due dal limite sul pallone Mascherone Galan. Anche Donin, Thiago Perez forma una barriera molto molto corposa, tre uomini più lui, tutta la porta coperta. Probabilmente Galan toccherà il pallone e poi la toglie dalla porta proprio Misael. Per fortuna dell'Active Network, si trova sulla traiettoria del pallone e di fatto, grazie all'Active Network, il capitano del Savia Testa Mantova. Tanto ancora Misael, se ne va Misael in mezzo a due, la conclusione di Thiago Lemos che fa 4-3. Partita pazzesca qui, amici, al palo il Giota, è 4-3, partita completamente riaperta, ma gran merito va a Misael, che ha servito un assist importantissimo a Thiago Lemos. Trova il gol del 4-3, è il quinto gol stagionale per l'italo-brasiliano. Intanto la conclusione di testa di Curri, è volato Fior, ma già rimesso in gioco Thiago Lemos. Galan, ancora Thiago Lemos, Galan. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, tutto da vivere, amici appassionati di futsal. Misa, la conclusione che termina fuori. Ci sarà da soffrire per entrambe le formazioni. Come detto, l'Active Network vuole il tris di risultati positivi. Il Savia Testa Mantova viene da tre KO consecutivi e cerca almeno il primo punto stagionale lontano dal proprio palazzetto. 5 gare in trasferta, altrettanti KO. Curri, Lepadatu. Curri, troppo lungo il pallone e sarà rimessa laterale per i giocatori di Coach Milella. Thiago Lemos, Mascherona, troppo lungo Thiago Lemos, però facendo ok al proprio compagno di squadra. Misael chiede ai suoi compagni di fare pressione. Caverzan all'indietro per Thiago Perez, avanza Thiago Perez, pallone per Lepadatu, Caverzan, Curri, Caverzan, ancora Lepadatu, Oitomeia, troppo lungo il pallone, chiama lo schema numero 2 Donin, rilancio lungo, Thiago Perez anticipato da Thiago Lemos e poi salva tutto Temeia. Che rischio qua che si è preso l'Active Network, non si sono intesi Caverzan e Thiago Perez, ne stava approfittando il Savia Testa Mantova e poi Oitomeia ha sventato il pericolo. Però reazione furiosa degli uomini di Milella, che sono alla ricerca disperata del pareggio. Intanto Fior chiama il pallone, lo fa suo Mascherona. Misael, come detto, è diventato capitano dopo l'uscita in campo per il doppio giallo di Cabeza. Intanto qua arriva il... intanto qui gioco fermo, gioco fermo. Qui è arrivato il fallo, è il terzo fallo di squadra per l'Active Network commesso, uno solo ne ha commesso il Savia Testa Mantova. Sul pallone Donin, Thiago Lemos
se ne va contro Caverzan, Tiago Lemos se ne va sul fondo, pallone che scorre tutta l'aria dove Misael non ci è arrivato per un soffio, e arriva, no, rimessa laterale e non rimessa dal fondo sul pallone. Davi, 8:46, è pronto a rientrare Salas in questo finale, ma finale per modo di dire, perché manca un'eternità, mancano 8:40. Lepadatu, prima della battuta si sta sistemando una scarpa, è tutto pronto, si può riprendere. Davi o Itomeia contro Mascherona, se ne va Itomeia molto bene, Caverzanne o Itomeia, Misael l'ultimo ad arrendersi, Tiago Lemos, Caverzan, arriva il fallo, arriva il giallo per Caverzan, ma arriva anche il quarto fallo di squadra, e questa è, non è una bella notizia per i ragazzi di Massimiliano Monsignori. A 8:22 da giocare, calcio di punizione sul pallone, ci sono Donin e si allontana Misael, e ora si allontana Donin, probabilmente andrà Salas e probabilmente sarà uno schema, potrebbe andare Misael, e infatti è così la conclusione, che però termina fuori, c'è una deviazione, calcio d'angolo, Salas ancora calcio d'angolo, chiede calma in panchina mister Massimiliano Monsignore e i suoi ragazzi, partita che si sta innervosendo in un certo senso, perché come detto la posta in palio è altissima e nessuna delle due squadre può permettersi passi falsi. Tiago Perez salva tutto, riparte Lepadatu, è già dall'altra parte, Itomeia uno contro uno, poi va all'indietro per Davi, Igor di testa, Fior, questa volta è provvidenziale l'intervento del numero uno del Savia Testa Mantova, Igor Lepadatu, ancora Davi, Itomeia prova a girarsi, Lepadatu in mezzo a due, si allunghi il pallone il numero 8, Lepadatu, rimessa dal fondo, tanto gioco fermo perché c'era un giocatore del Savia Testa Mantova che doveva sistemarsi una scarpa, e si può riprendere Salas, pallone in pieno volto che colpisce Igor, chiede subito scusa qui il giocatore Tiago Lemos, ovviamente del tutto involontaria, ma ha preso una pallonata tremenda il numero 17 dell'Active Network, Igor, che ha bisogno delle cure mediche, ovviamente da posizione ravvicinata in attesa, fa male ma dovrebbe rialzarsi a breve, intanto anche lo spazzolone in campo che attende ovviamente che Igor si rialzi, aiutato anche da Tiago Lemos e gli applausi sportivi del pubblico e anche degli avversari. Igor sembra essere tutto ok, vediamo un po'. Chiama lo schema numero 4 Tiago Lemos, vediamo un po', sì, è pronto a rientrare, ancora un po' dolorante Igor, pallone in mezzo, Tiago Perez fa buona guardia, riparte già per Scigliano, uno contro uno di Sonic e Scigliano, se ne va sul fondo, l'ultimo tocco è il suo e la rimessa dal fondo è per i giocatori del Savia Testa Mantova. Davi, grande azione di Davi, prova la conclusione, pallone che termina fuori a 7:19 dal termine, un'eternità, manca un'eternità, 4-3 il punteggio in
favore dell'Active Network Futsal. Fino a questo momento decide il gol di Andrea Romano. Intanto Salas contro Davi, Salas per il pallone, Berti lo recupera, se ne va Berti, la conclusione sul fondo. Partita ora che è veramente bella qui, Salas contro Davi, Salas, Thiago Perez, mostruoso, cosa ha preso il portiere brasiliano sulla conclusione di Salas, straordinario. Questo è come un gol per l'Active Network Futsal. Salas contro Lepadatu, Salas qui, la palla che rimane lì, forse un fallo su Thiago Perez, lascia proseguire Thiago Perez che chiedeva, avevo il pallone, faceva, ha fatto gesto con le mani, avevi il pallone nelle mani. Salas con un po' di furbizia qui è accentuato la caduta in area di rigore, ha sentito la maglia allargarsi, allungarsi, ma il direttore di gara Vincenzo Cannistrati Catanzaro ha lasciato correre. Rimessa laterale, no, rimessa dal fondo per il Saviatesta Mantova, 6-24. Tanto è rientrato Misael. Salas. Mascherona. Pallone per Donin. Mascherona. Misael. Pallone in mezzo, la conclusione è là di Mascherona, è la prodezza. Intanto qui rimane imbambolata l'Active Network e per poco il Saviatesta Mantova ne approfittava. Thiago Perez, straordinario, sta travestendo, sta mettendo i panni di Superman il portiere brasiliano. Mascherona, la conclusione, ancora Thiago Perez. 5:49, un'eternità, probabilmente fra poco è pronto il power play nel Saviatesta Mantova. Milella colloquio con Donadoni e con un altro componente dei suoi. Torniamo in cronaca diretta, Mascherona, Donin, la conclusione e ancora una volta Thiago Perez, che verrebbe più semplice chiamare Superman al posto di Thiago Perez, sta prendendo tutto il portiere brasiliano. Qui la conclusione di Donin fuori di un soffio. Monsignori chiama time out, 5:42 al termine, 4-3 Active Network, manca un'eternità. Beh, una partita bellissima, bellissima, 4-1 il conto dei falli in favore dell'Active Network, un piccolissimo vantaggio qui lo ha in questo caso il Saviatesta Mantova sul conteggio dei falli, ma c'è da vivere un finale che si preannuncia pazzesco. Intanto Salas ancora colloquio con il direttore di gara, probabilmente per l'occasione di prima, quando ha chiesto e chiedeva un calcio di rigore per una trattenuta. Intanto qui chiedono gli arbitri crono di mettersi la casacca, chi non è del quintetto che gioca. Ma più che un time out, il Saviatesta Mantova è a colloquio con il direttore di gara. 5:42. Un'eternità, Thiago Perez, Berti, Igor come può allontanare il pallone, Misael, Donin, Berti, l'ultimo tocco è il suo e Fior è pronto a rimetterlo in gioco per Donadoni. Donin, Mascherona, Donin comincia a pressare alto anche l'Active Network, attenzione a Romano, la conclusione di Mascherona che aveva bruciato sullo scatto Andrea Romano, per fortuna qui dell'Active Network, la palla è terminata fuori. Thiago Perez con le mani a cercare Berti, addomestica un pallone difficilissimo,
L'ultimo tocco però è del numero 11 dell'Active Network, Donadoni. Mascherona si prende qualche rischio, Donin, pallone a cercare Misel, fa buona guardia Igor, all'indietro per Thiago Perez. Berti, Romano, Caverz, Scigliano, ancora Romano, il fallo e arriva il giallo per Donin. Non era diffidato il numero 22, ricordiamo in questo caso solo due diffidati, Curri nell'Active Network e Thiago Lemos nel Mantova. Cabeza era diffidato, ha preso il giallo e poi il rosso per doppia ammunizione, quindi non ci sarà nella prossima gara contro il Napoli. Intanto rivediamo il fallo ai danni di Andrea Romano. Thiago Perez, Scigliano si prende qualche rischio, Berti, ancora Berti, allontana il pallone, Romano, può ripartire l'offensiva dell'Active Network. Romano in mezzo a due, perde il pallone, chiede un fallo, qui lascia proseguire il direttore di gara, non è d'accordo qui il giocatore del Saviatesta Mantova che non va per le leggere con il direttore di gara. Donin, appena ammonito, si prende qualche rischio perché non è andato proprio in modo tranquillo verso Bartolomeo Burletti della sezione di Palermo. Misael, però partita tutto sommato tranquilla, ben arbitrata, grande correttezza in campo e ben arbitrata dai due arbitri. Intanto Thiago Lemos contro Scigliano, Mascherona, Donin, ancora Thiago Lemos, Mascherona, Berti, come può anticipa Romano, l'ultimo tocco è di un giocatore del Saviatesta Mantova, rimessa in favore dei locali, Igor, la conclusione deviata sarà calcio d'angolo, 3 minuti e 51 al termine del match. Andrea Romano pronto alla battuta del calcio d'angolo, è uno schema ma Misel anticipa tutti, Igor all'indietro per Thiago Perez, Romano, Igor si prende qualche rischio e di fatto regala un calcio d'angolo ai giocatori ospiti. Donin, tanto è pronto a rientrare Galan, Mascherona, Donin lascia correre, chiedono un'altra volta, arriva il giallo anche per Giuseppe Milella, è il sesto ammonito nelle file del Saviatesta Mantova. Tanta attenzione a Galan, la conclusione, Thiago Perez ancora una volta provvidenziale a dire di no, sta prendendo tutto il portiere dell'Active Network Futsal. Galan dalla battuta della rimessa laterale, Thiago Lemos contro Scigliano, va Thiago Lemos, l'ultimo tocco di Scigliano, rimessa in favore dei giocatori ospiti. Eccolo qua, è pronto il power play nel Saviatesta Mantova, andrà Misael come power play in questi ultimi 3 minuti di gara. Thiago Lemos cercare Galan, Salas contro Igor, fa buona guardia, c'è Thiago Perez, il rilancio lungo a cercare Berti, lo stop e guadagna, calcio d'angolo, no, l'ultimo tocco è il suo, semplice rimessa dal fondo, Igor anticipa e allontana il pallone, rimessa laterale, eccolo qua il power play, eccolo qua Misael, e ora ci sarà da soffrire per l'Active Network Futsal. Testa, testa.
Misel, portiere di movimento, il power play alla ricerca di un disperato pareggio. Il Savia Testa Mantova, Thiago Lemos, Salas, Thiago Lemos, Donin, Thiago Lemos, è pronta a rientrare anche Lepadatu. Berti fa buona guardia dentro Lepadatu proprio per Berti, non si ritrova il pallone, eccolo qua, Donin, Galan, Thiago Lemos, Salas, Thiago Lemos, ancora Galan, Misael, Thiago Lemos, fa girare il pallone il Savia Testa Mantova, Thiago Lemos ovviamente vuole giocare anche con il cronometro, la squadra di Milella, Donin, Salas, eccolo qua Misael, Salas difende come può con tutte le ultime energie l'Active Network, Donin, Thiago Perez, Galan, la conclusione traversa, Misael, Thiago Perez, Misael, e si salva l'Active Network. Salas, conclusione, Thiago Perez, Igor, la porta è sguarnita, Thiago Igor non ha fretta, Curri, Scigliano, non ha fretta l'Active Network, ultimi 80 secondi, partita pazzesca, pazzesca, è andata vicinissimo al pareggio, prima il miracolo di Thiago Perez, poi la traversa di Thiago Lemos, Scigliano, c'è il fallo ed è il quinto fallo, il quinto fallo, 73 secondi al termine, 4-3 Active Network, Misael, Thiago Lemos, Salas, Thiago Lemos, Galan, ancora Thiago Lemos, Salas, Donin, Misael, la conclusione e il pareggio di Galan a 55 secondi dalla fine, Galan trova il 4-4 a 55 secondi dalla fine, beffa tremenda questa per l'Active Network Futsal che era sopra di 2, ha dato i frutti sperati la mossa di Milella, 50 secondi, tutto da rifare per l'Active Network in questo finale. Igor, Curri, Scigliano prova a recuperare il pallone, Scigliano, Donin lo tiene in campo, Galan, attenzione, ultimi 30 secondi, vuole costruire un'ultima azione il Savia Testa Mantova, Fior allontana il pallone, 25 secondi, c'è tempo probabilmente per un'ultima azione, Igor Oitomeia, ancora Oitomeia, uno contro uno, l'ultimo tocco è il suo, rimessa dal fondo, guadagna rimessa laterale Donin, 11 secondi, 4-4, partita pazzesca, si appresta ad ottenere il primo punto in trasferta il Savia Testa Mantova dopo 5 KO consecutivi, Active Network che si avvicina al secondo pareggio consecutivo, terzo risultato utile consecutivo, 4 secondi, probabilmente c'è rammarico in casa Active Network per come è andata la partita, ma è stata una partita, intanto Scigliano, la conclusione a un secondo dalla fine che termina fuori di un soffio, finisce 4-4, partita bellissima fra due buonissime squadre, sicuramente un punto che lascia più amaro in bocca all'Active Network Futsal che probabilmente fa più contento il Savia Testa Mantova, dopo 5 KO esterni ottiene il primo punto stagionale, sale a quota 5, l'Active Network sale a quota 12, un punto
che forse, come detto, scontenta più la squadra di Massimiliano Monsignori, che era sopra 4-2. Ripetiamo il punteggio, 4-4, primo tempo chiuso sull'1-1 con le reti di Davi e Salas, ripresa che ha visto il gol di Otomei e Berti per il 2-3-1 dell'Active Network, poi Misael 3-2, il 4-2 di Romano, poi Thiago Lemos e Galan hanno fissato il punteggio sul 4-4. Qui dal palo Olgiata di Roma, fra poco ci saranno, andremo a sentire le tecnici, un ringraziamento a Roberto Attegni e Valentina Pugliese che hanno curato le riprese, la regia di Pierpaolo Pugliese, la telecronaca di Valentino Cesarini. L'appuntamento è per domenica prossima con le prossime gare dell'Active Network in diretta su Futsal TV. Mister Massimiliano Monsignori, si può definire una beffa tremenda? No, una beffa tremenda no, perché partita alla fine, soprattutto nel secondo tempo, i nostri avversari ci hanno messo in difficoltà. E da parte nostra ci possiamo rammaricare, perché nel momento in cui avevamo in mano la partita abbiamo commesso qualche errore che ha consentito ai nostri avversari di rientrare in gara, e poi il quadro psicologico, la partita è cambiato e loro sono venuti, hanno preso fiducia, noi abbiamo perso un po' di fiducia, poi c'è anche da dire un po' di stanchezza, no? Al secondo tempo noi eravamo veramente, ho visto i ragazzi molto stanchi, quindi è un risultato che ci sta, prendiamo gol, abbiamo preso l'ultimo gol su una situazione col portiere in movimento, che può succedere. Un punto per noi, un buon punto contro un avversario di valore. Mister, 5 punti in tre gare, era un trittico, io l'avevo definito un po' un trittico salvezza, penso che può essere soddisfatto. Comunque avete tenuto dietro il Verona, avete tenuto dietro il Mantova e avete tenuto soprattutto dietro il Pirossigeno Cosenza.
Ma sì, 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 da questo punto di vista condivido. C'è da dire che noi viviamo delle situazioni un po' particolari, perché in pratica abbiamo giocato 2 partite su 3, dovevamo giocarle in casa e invece ne abbiamo giocate 2 su 3 in trasferta, in un campo dove i nostri avversari sabato hanno giocato e noi invece martedì credo. Quindi una situazione particolare. In più noi abbiamo fuori dei giocatori per noi importanti, che questo riusciamo a mascherare questa cosa quando facciamo una partita la settimana, 3 partite in una settimana, quando in un roster come il nostro vengono a mancare i 2 giocatori, è chiaro che la stanchezza si fa sentire. Infatti i ragazzi sul finale erano molto stanchi e abbiamo perso anche un po' di lucidità, però ripeto, ci sta, adesso abbiamo una settimana per lavorare e ci rimetteremo a posto anche da quel punto di vista. Ringraziamo mister Massimiliano Monsignori, siamo in attesa del mister del Saviatesta Mantova, adesso stoppiamo un attimo e andiamo a vedere se si può rintracciare. I bambini. Ricambia. Siamo con mister Milella del Saviatesta Mantova, finalmente dopo 5 trasferte negative è arrivato il primo punto. Sì, diciamo, ho finito di dire ai ragazzi, una buona iniezione di entusiasmo, però non è che la classifica migliori chissà che, però per come si è messa la partita, per come è andata avanti, e mi fermo qua, è una buona iniezione di entusiasmo per l'abbiamo io in telecronaca sul giallo a Cabeza, che era diffidato, l'ho vista molto arrabbiata. Immagini sul rosso. Immagini sul rosso. Credo che ci sia una disparità di vedute, mi sembra, poi io sono di parte, probabilmente vedo le cose di parte, però ho visto degli interventi che non so se sono regolari, boh, non lo so, però va bene così, noi andiamo avanti, cerchiamo, oggi abbiamo meritato di pareggiare, abbiamo meritato di pareggiare, ci sta stretto il pareggio, però è una buona iniezione di entusiasmo per noi. Sabato arriva il Napoli, un'altra partita importante, però secondo me ha tutte le carte in regola per metterla in difficoltà la squadra di Colini. Se abbiamo questo spirito, se abbiamo questa testa, pur mancandoci, diciamo, un giocatore che nel nostro scacchiere è importante, però oggi abbiamo recuperato il risultato senza di lui, perché abbiamo centuplicato le forze, è logico che questo deve essere il nostro spirito per poter competere per la salvezza, è logico anche che cercheremo nel mercato che viene di fare qualcosina per rinforzarci un po', però comunque stiamo lavorando seriamente, siamo in crescita, la società, seppur i risultati non sono positivi, ci sta facendo lavorare con grande tranquillità e andiamo avanti in questo modo. Ringraziamo mister Milella e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Qui dal Palo Olgiata di Roma è tutto, l'appuntamento con le prossime partite dell'Active Network.